Ciao amici, yeah! Ben ritrovati sul canale di coppia, Davide e Chiara Channel. Bene, questa sera mukbang con spaghetti al sugo dello spezzatino che ho cucinato io. Brava amore. Buon appetito a tutti. E stasera mangio come dico io, se voglio sgagnare, far sentire, lo faccio sentire. Io bevo la birretta analcolica. Non bevo calzacqua. Domani se mi gira faccio il balcone. Io perché fa troppo caldo, mi sono messa stanotte a fare a pulire, a mettere via, vero? Ho dato tutti quei piatti, quei bicchieri, le alzatine. È troppo caldo. E ci sta tutto nei mobili, quelli comprati apposta, considerando che ancora mobili della cucina non ci sono, quindi ha voglia quante cose che ci stanno, quindi non sono accumulatrice. Poi sono stancata di rispondere veramente ai vostri pettegolezzi. Cos'è amore, cosa stai facendo? Ma al massimo? Sì. Vorrei la favola che abbiamo fatto fuori tutto. Abbiamo pulito tutto e messo via. Dico abbiamo perché stamattina mio marito ha lavato il resto che era rimasto, che era poco, però ha fatto lui. È stato molto bravo oggi, ha fatto tantissimo mio marito. Fa caldo. Non riesco a fare questo cavolo di balcone perché fa caldo. L'unico è farlo di sera, non va via il sole. Ma anche la mattina il sole si alza tardi. Tipo alle 6 del mattino devi farlo. Adesso dobbiamo un giorno di farlo. Se non prendo il mobile butto giù dal balcone. La prima botta mia è andata. Io non mi sono messo il sughero un po' appiccicosa. No, mi è buonissima. È buonissima. No, appiccicosa, un po' asciutta. Ma devi metterci un po' più di sughetto sopra. Di carne, ragazzi, fa caldo, porca Eva, sì, fa troppo caldo. Ah, volevo dirvi, ma ditemi voi, bene, scusate, quel pane là, questo è lo spezzatino che ho fatto sempre io. Come si fa che io e mia moglie facciamo fare una confezione d'acqua al giorno? Spiegatemelo voi. Perché non c'è bottiglia a testa. C'è dei cammelli. Ma è tenera questa. E certo, è sotto quella pregiata. Credetemi che... Non è carnaccia, è carne di vitello.
Anche ieri era carne. Anche qua da ricetta era carne di vitello. Sì, ma c'ha perdere. Guardate. No, no. Dai, aspetta che, ragazzi, è un peccato. È un peccato, dai, non si butta nel mangiare. Così potete dire che mi sto strafogando. Comunque gli metto la carne. La cosa bella è che tu parlate a vanvera. Bisogna compatire. Ah, ma fai. Ah, la carne, bisogna che faccia il bis. Bisogna che faccia il bis di pasta. Così? Così va bene? Maglia. Ma anche questa. No, basta, amore. Non mi va più giù. Questa è buona. Questa di vitello. Carne pregiata, ragazzi. Ah no, scusate, noi abbiamo la carnaccia. Raga, l'altra volta avevo fatto i spezzatini con... quella carnaccia. Quella di bovino. Questo è proprio preso quella scelta di vitello, è la migliore. No, meglio vitello. Ma è tenero. È tenero. Ma il vitello non fa sangue. Fa niente. La carne rossa fa sangue. Vabbè, ma anche prendere troppa carne rossa fa male. Quello è vero. Bisogna mangiarla non in quantità industriale. È vero. Perché vabbè che voi siete... Carne bianca bisogna mangiare. Comunque oggi ho lavato quello che c'era da lavare, ho cucinato, dopo mi sa che mi ritoccherà lavare ancora. Perché io oggi sono stanca, ragazzi, perché non ho dormito in pratica, perché ho fatto tutte le cose stanotte. Meno male che ho l'acqua per domani, l'ho già presa. Ma mi sa che mi conviene, non lo so, adesso vediamo. Domani compriamo la sociedina. E che non gli fanno gli auguri, non riceve la torta. Vedrete, insomma, la preparazione, le cose, la torta. Verrà a prendere la limousine, gli farà fare il giro della casa e la riporta su in casa. Ah, non la limousine, scusa, l'elicottero. E poi ci credono? Magari. Ragazzi, fa troppo caldo. Sì, ma non da sollevare proprio con me, eh. Guarda come sto sudando. Io sto bene. Adesso mi sa che a ottobre lei vuole, io sono, vediamo, vuole andare a San Marino. Ancora. Fare 2-3 giorni. Dipende tutto da come va l'andamento, eh. Cioè, come va l'andamento. Io ho visto delle cose molto interessanti. Io devo andare al negozio del Natale. Ma come si fa che San Marino, ragazzi, c'è il negozio del Natale? C'è riuscito a trovare il negozio del Natale a San Marino. Era lì bellissimo poi. Non vi dico il tempo che è stata a fargli le domande di tutto quello che aveva dentro. Vabbè, ma è molto gentile il proprietario. Non voleva più uscire, eh. Mi passeresti l'acqua gentilmente? Non capisco. Io sto scoppiando. Non capire, no. Ragazzi, il mio mukbang termina qua.
non ce la faccio più. Oddio. Dopo far mezz'ora mi viene fame. Eppure non abbiamo mangiato neanche il pane. Ho mangiato il primo, il secondo in maniera giusta. Ragazzi, io scusate se non ho parlato tanto, ma oggi veramente sono stanchissimo. Guardate, ho mangiato un piatto di pasta perché non ho fatto il bis. Vabbè, quello di mia madre non consideratelo bis. Non ce la faccio. La dopo uno io perché si scioglie in bocca. E la parola carne è ottima, ragazzi. E niente, io... Ragazzi, io spero di avervi fatto compagnia quando vedrete questo mukbang nel cenare o nel pranzare. Merenda, happy hour, apericena, tutto quello che volete. E mi raccomando, iscrivetevi al canale di Coppia Davide Chiara Channel, al canale Chiara D'Alessandro, al canale Chiara D'Alessandro SMR, a Instagram, tutti e tre. Davide Chiara 81, Chiara D'Alessandro 78, Chiara D'Alessandro Official. Facciamo vedere che è analcolica. Ah, questa qua la birra, guardate. Aspetta, amore. Zero birra. No, qua in alto. Qua. Alcol free, vedete? 0,00% d'alcol. La bottiglia. Quindi. Quindi mia madre. Analcolica. Quindi ogni tanto bevono la birra. Bene ragazzi, io vi auguro una buona serata, mi raccomando, spero che questo mukbang vi sia piaciuto, un bacione, il solito Ia e ciao!